Allora, di fronte a un dolore intenso e inatteso, prima o poi tutti ci domandiamo perché a me? E la verità è che nessuno di noi riesce a darsi una risposta, perché poi ci capita di dirlo anche ascoltando le vostre storie. Qui il dolore fa parte della vita, è un mistero, un po' come la gioia, no? L'uno forse non esisterebbe senza l'altra. La protagonista della storia di oggi, che si chiama come me, Gabriella, in realtà c'è un Maria molto importante davanti. Maria Gabriella nella sua vita ha dovuto affrontare tantissimi dolori, io vorrei dire troppi. Ha perfino pensato di interromperla questa sua vita e invece poi ha trovato la forza, il coraggio, perché a volte ci vuole più coraggio a vivere che a lasciarsi morire. E soprattutto ha scoperto su di sé lo sguardo amorevole di Maria. Gabriella, benvenuta. Buonasera. Allora, Gabriella, questa storia parte da un'infanzia molto felice, almeno fino a un certo Fino a un punto, certo a punto. Gorlago, un paesino in provincia di Bergamo, Bergamo. dove vivevi con un papà amorevole, una mamma piena di tenerezza, tre sorelle. Com'era questa famiglia? Dunque, era una famiglia innanzitutto molto umile e molto povera. Anche se mio padre aveva una professione dove poteva sicuramente guadagnare parecchio perché era l'unico fotografo della Lombardia, però era troppo onesto per guadagnare, quindi ci ha fatto crescere un po' nell'umiltà, nella semplicità ed era diciamo una famiglia felice fino al 4 ottobre 1966. Ecco, qui, prima di arrivare al 4 ottobre, voglio anche dirvi, no, di questo papà che ha descritto come si bene, come un uomo che sapeva badare al sodo nella vita. Questo papà così felice aveva cominciato a costruire un vero e proprio nido d'amore per la sua famiglia, no? Aveva acquistato il ferro, il cemento, era un uomo industrioso, sapeva fare da sé, aveva ricavato le pietre, dai ruderi vicino, insomma, stava costruendo una casa nuova. E quella data, quell'ottobre del 1966, Gabriella, tu e la tua mamma stavate andando a trovarlo. Sì, siamo andate a trovare papà sul suo cantiere e mia madre aveva appoggiato la moto con su me alla recinzione. Poi è entrata in casa, ha salutato papà, ma tutto in un attimo ha visto un'auto impazzita uscire dalla carreggiata dalla strada, puntando la direttiva proprio verso di me. Quindi disse a mio padre, oddio la bambina. Corse da me, mi prese nelle sue braccia, mi alzò sulla sua testa, poi Stiamo vedendo anche i titoli dei giornali. tentò di ripararsi contro la recinzione, ma l'auto finì la sua corsa su di lei, che con un gesto eroico mi allontanava da quell'impatto, salvandomi la vita, mentre lei moriva per me. La mamma ti ha donato la vita, noi abbiamo visto, l'avete Sì. visto, no? Scorrere i titoli dei giornali, perché tutti i giornali il giorno dopo, primo tra tutti l'Eco di Bergamo, hanno titolato Il sacrificio di una mamma per sua figlia, così è stato. Gabriella, come si vive, con questo sacrificio un po' sulle spalle, però è anche un sacrificio che nella sua tristezza è anche un dono immenso di amore, il dono più grande che una madre possa fare. La vita te l'ha dato una volta e una seconda. Sì, è vero. È difficile viverci, però a me è toccato altro perché papà mi ha messo in collegio. Era difficile per lui vivere con 4 bambine, per cui ha dovuto modificare la sua famiglia. Quindi ho imparato a conoscere mia madre dietro la lapide e ho imparato a conoscere un papà che mi accompagnava ogni lunedì al collegio. Tu sei andata in collegio insieme a una sorella un poco più grande. Sì, però separatamente, proprio per via dell'età, hanno separato i due collegi. Avevi 5 anni quando sei andata in Avevo collegio. 5 anni, sì. Come ricordi gli anni del collegio? Improvvisamente da una famiglia tutta calore, quattro sorelle, una mamma e un papà da sola in collegio. Ogni volta che papà mi accompagnava lo guardavo allontanarsi, quindi piangevi perché avresti voluto seguirlo e non potevi, però era così, quindi dovevi accettarlo. È stata sofferenza, però ringrazio il Signore che già allora probabilmente ascoltava Le tue le preghiere. mie preghiere, mi ha dato una suora fantastica che è stata brava ad accompagnare questo percorso fino all'età di 14 anni. A 14 anni Gabriella finalmente torna a casa. Di anni, se avete fatto i calcoli lo sapete, ne sono trascorsi nel frattempo 9
E Gabriele ritrova un papà affettuoso come prima, ma è un uomo più anziano, 72 anni, è un uomo provato nello spirito, che però nascondeva le sue sofferenze con voi. Sì, il papà è stato bravo a sostituire le braccia della mamma e non ha mai fatto vedere una lacrima, non solo sorrisi e tanta energia per andare avanti tutti insieme. Per aiutarlo tu hai rinunciato agli studi e sei andata a lavorare in una tipografia, non proprio il tuo sogno di lavoro. E lì però, lavorando, uscendo da casa, hai incontrato il primo amore, non quello giusto, e tuo papà in questo senso ci aveva visto giusto, di nuovo usiamo questo aggettivo. Sì, effettivamente papà aveva visto la mia diversità, però ero innamorata, per tale non ascoltai papà. E quindi a 19 anni mi sposai. Poco dopo papà moriva nelle mie mani colto di un infarto. E quello per me fu un terribile shock, perché amavo papà. E lì mi arrabbiai con Dio e svuotai la casa da ogni oggetto religioso, allontanai Dio dalla mia vita per sempre, perché ero convinta che se ci fosse stato con me era stato cattivo. Quindi ho costruito una vita senza Dio. Tutta diversa. Tutta diversa, ignara anche dell'esistenza del male comunque, quindi mi sono avventurata. Ecco, e qui, diciamo, poi tra l'altro franano anche altre certezze per Gabriella, perché termina il matrimonio, Gabriella per un po' aveva vissuto insieme ai suoceri, torna da sola in questa casa paterna, dove però le pareti sono un abbraccio, perché sono il ricordo del papà, c'è ancora, no? Tutto. E però l'amore ritorna, ritorna prepotentemente nella tua vita, perché incontri l'uomo che veramente è stato capace di renderti felice, Roberto. Sì, effettivamente dopo un po' di esperienze. Eccolo, un sorriso bellissimo. Dopo varie esperienze era difficile per me ricostruirmi in questa vita e quindi ho imparato a innamorarmi del lavoro, ho imparato a innamorarmi del denaro e di tante cose materiali fino all'arrivo di Roberto. Come vi siete conosciuti? Ero in una concessionaria per acquistare un'auto. Quindi casualmente, però. Casualmente. Lui vendeva le auto all'epoca. E tra una risata all'altra abbiamo cominciato a vederci la sera stessa e non ci siamo più lasciati. Subito. E c'era, sì, anche una differenza di età, io ho letto un po' di, sì, appunti. Sì, avevamo questi 10 anni di differenza, lui era più giovane di me, ma non lo notavo assolutamente, perché Roberto aveva una cultura e una capacità veramente grandiosa che superava anche le persone molto più adulte di me. È stata un'unione molto felice. Roberto si è rivelato un uomo molto intraprendente, anche con un senso dell'attività professionale. A un certo punto lui lavorava tutti i giorni, andava tutti i giorni a Forlì, però era riuscito a mettere in piedi anche un'agenzia di comunicazione di eventi, e piano piano Gabriele è andata lì, è andata ad aiutarlo. Non sono arrivati i bambini, c'era però un cagnolino, una cagnolina, anzi briciola, che allietava le serate familiari. Tutto tra dolori, come nella vita di tutti, e tante gioie, fino a una data terribile. Ancora un'altra prova, troppe decisamente. Il primo dicembre 2008, il giorno prima avevate organizzato un grande evento di beneficenza. Sì, effettivamente il giorno prima avevamo organizzato questo evento con Roberto Facchinetti dei Pooh, e il giorno dopo Roberto esce di casa al mattino tra baci e abbracci, l'ultimo ti amo, perché era così che noi eravamo abituati a salutarci. Roberto esce di casa per non tornare mai più, verrà coinvolto in un incidente e Roberto morirà quel giorno. Insieme a lui sono morta anch'io quel giorno. Ma come si fa a sopportare, dopo tante difficoltà, ancora una volta un dolore così grande, che è la perdita di una persona che ha dato amore e, insomma, da cui si è tanto ricevuto? Come si fa a non impazzire? In effetti stavo impazzendo sicuramente, perché ho vissuto il dolore senza Dio ed è stata una totale devastazione. E ho vagato nel buio per tanto tempo, ho iniziato anche a bere, ho tentato il suicidio un paio di volte,
ma Briciola mi ha salvato entrambi le volte. La cagnolina, in che senso ti ha salvato, scusami? Mi ha salvato mentre stavo portando a termine questo gesto. Diciamo che nel momento che tu desideri la morte, non ti ricordi di nessuno mentre stai compiendo questo gesto. Intorno a noi regna soltanto il buio totale. E in quell'attimo che avevo raggiunto l'obiettivo è apparso come un flash. Ho visto Briciola e mi sono ricordata che lei c'era ed era a casa da sola ad aspettarmi. Che l'avresti abbandonata. Sì, per cui ho frenato la macchina che ha girato su se stessa. Ho pianto tantissimo, sono tornata a casa, l'ho ringraziata, l'ho presa nelle mie braccia promettendo che non l'avrei più fatto, che ce l'avremmo fatta ad andare avanti. E così è stato. Qui tra l'altro nulla avviene per caso, capirete. Tra l'altro, giusto perché ve l'avevo detto all'inizio, se no non si capisce a cosa alludessi, prima tu eri anche colpita perché andava in onda questa intervista di Nicola al superstite italiano sul Titanic, e tu dici che quello è stato l'ultimo film che hai visto con Roberto. È stato il primo film e anche l'ultimo film. Il 5 dicembre, il giorno dei funerali di Roberto, c'era in onda Titanic e io sono entrata in questo studio con Titanic. Perché mi diceva, e adesso lo capiremo meglio Gabriella, che la presenza di Roberto, lei la sente sempre a fianco. Dicevo, nulla accade casualmente, perché Roberto e Gabriella avevano acquistato insieme una casa vicino a Olbia, in Sardegna, doveva essere la sede di un ufficio, poi magari meditavano di trasferirsi un po' più in là. Negli anni, a un certo punto, tanto detesta questo buio, questa assenza di Roberto, dell'uomo amato, Gabriella, che pensa immediatamente di disfarsi della casa e cerchi proprio di farlo. Non ci riesci, l'agente immobiliare ti propone un'altra cosa, ti propone una permuta con un'altra proprietà, e qui succede qualcosa. Sì, effettivamente dopo la morte di Roberto io ho cominciato ad avere delle manifestazioni sue di cui io non credevo assolutamente. Però il Signore mi ha messo vicino un'amica che mi faceva notare queste cose e mi ha indicato che l'aldilà esisteva. E quindi arriverò poi a Porto San Paolo per vendere questa casa. Lui mi accompagna sulla collina di Porto San Paolo. E la particolarità di questa casa, che aveva due cuori di pietra. Questa casa che ti proponevano in cambio della tua, che avevi inizialmente pensato di vendere, punto. Sì, perché era legata alla società e quindi avevo difficoltà. Lo scambio era la cosa più immediata che potessi fare. Quindi una casa in collina, che cosa aveva di particolare questa nuova casa? Aveva i due cuori, e i cuori erano i segni che seguivo, perché i cuori li trovavo ovunque. Ogni lacrima aveva la sua storia, ogni lacrima c'era un come cuore un pronto. Messaggio. Esatto. E davanti c'era Gesù e la Madonna. La Madonna si chiamava Regina della Salvezza. E sul lato una grande pietra, Villaggio Serena. Sembrava proprio un programma per la serenità. E lì tu evidentemente, insomma, eri attesa. C'era un incontro che era stato preparato per te. Hai partecipato. Grazie a questa amica, che insomma anche lei, ce lo stavi dicendo, ha avuto un ruolo nella tua vita, a una preghiera in quegli stessi giorni, una preghiera che poi ti ha condotto in un luogo, insomma, dove tante persone avvertono il sacro, no? A Medjugorje. E tu sei tornata da lì, da Medjugorje, e sei tornata con un cambiamento radicale in te, nel senso che hai avvertito che il dolore c'era ancora ma non bruciava più. No, assolutamente, sono tornata da Medjugorje completamente cambiata e ho sentito proprio su me stessa la presenza di Dio nel mio cuore. Ha proprio guarito il mio cuore da tutte le ferite, mi ha ridato veramente la pace, ha tolto quel dolore che mi uccideva e ha cominciato a farmi capire che adesso era il suo momento, era lui la mia forza. E così ho ritrovato Dio. E Gabriella, tra l'altro, tutto questo l'ho raccontato in un libro che si intitola Tu sei qui. È un titolo molto sobrio, però che dice tantissimo. E mi ha colpito che tu dici anche che nel periodo in cui attraversavi il tunnel, come l'ha definito Nicola, prima il buio, ti eri molto allontanata da tutta la famiglia, non volevi né vedere le sorelle né i nipoti. C'è stato da allora un avvicinamento ai tuoi cari, un ritrovare la famiglia anche? Sì, sì, da dopo la conversione. Sicuramente mi sono avvicinata alla famiglia, mi sono avvicinata alla chiesa, mi sono avvicinata alla preghiera, ho costruito una vita un po' più normale, ho cessato di guardare le vetrine e gli spettacoli più belli adesso me li offre Dio nella natura
e in tutto quello che mi circonda. Adesso riesco a sentirlo e a volte lo sento così vicino che quasi lo sto toccando. E tra l'altro questa amica, no, che ha avuto un ruolo importante, perché anche lei ha preso per mano Gabriella e l'ha portata su un percorso che insomma apriva l'orizzonte a altri incontri, le ha domandato di diventare madrina del suo bambino e così è stato. Come si chiama questo bambino? Una responsabilità essere madrina. Si chiama Lorenzo. Lorenzo, quanto ha? Un anno. Un anno. Quale pensiero hai per lui? Quale augurio? Spero che lui non perda mai la fede come ho fatto io, che continui a mantenersela. E in quell'evento comunque abbiamo fatto io la madrina, sì è vero, ma il padrino si chiamava Roberto. Come il tuo Roberto, come quindi Roberto. Roberto c'è sempre al tuo come fianco. Roberto c'è sempre. È un angelo. Ed è stata una cosa bellissima. Senti Gabriella, che cosa sogni tu a questo punto di poter fare della tua vita, che hai recuperato con un senso proprio del valore di ogni istante, tutto diverso rispetto a prima? Prima ascoltavo che hai anche dei progetti proprio in Sardegna, ma che dono vuoi fare della tua vita? Tua mamma te ne ha fatto uno grande, adesso tocca a te. Sì, tra le tante cose devo anche ammettere che quando ero senza Dio ho dimenticato mia madre e quindi non ho mai pregato per lei. Mentre ora quando vado al cimitero la vedo e dico sempre: sono 47 anni che tu sei al mio posto e io non ti ho mai pregato. Questo è il risultato di quando si cammina senza Dio. Quello che vorrei fare prossimamente ancora non ho le idee chiare, sono sincera. Sicuramente non lasciare mai questa strada, mi faccio educare dal Signore e sicuramente sarà Lui a portarmi i Suoi progetti. Io gli ho soltanto detto sì, perché ho scoperto che Gesù non è una favola che si racconta ai bambini a Natale. Gesù esiste davvero e ha cambiato la mia vita e sta continuando a cambiare la mia vita. E questo a me basta per crederci, al di là di tutti i segni, di tutto quello che ho avuto che mi abbia portato fin qui. Questo per me è sufficiente, perché mi ha completamente trasformata. Io, Gabriella, ti ringrazio per questa tua toccante testimonianza che credo abbia potuto dire molto agli altri, insomma, per ritrovare a volte, proprio per ritrovare la forza, il coraggio di vivere, basta un piccolo grande sì.